58 simulacri per rappresentare al meglio i misteri della Settimana Santa. Dopo due anni di stop, l'antichissima e lunghissima processione di Celie del Campo, quartiere ad est del capoluogo pugliese, è tornata ad affollare le strade del rione cittadino. Le immagini della Passione di Gesù e della Madre Addolorata hanno attraversato le strade di Celie con la speranza nel cuore di un mondo migliore e di una pace duratura. La processione dei misteri a Celie del Campo affonda le sue radici nel 1880, quando alcune famiglie del luogo, in segno di profonda devozione, commissionarono a cartapestai di Lecce i simulacri della flagellazione di Gesù, detto Gesù alla colonna, e il tradimento di Giuda. In seguito, altre famiglie, per devozione, per ricordare il sacrificio di Gesù per salvare l'umanità dal peccato, fecero realizzare nel corso degli anni altri simulacri per i misteri, ugualmente da cartapestai leccesi e di Bari fino ai nostri giorni. Di questi 58 simulacri, l'Addolorata, il Cristo morto ed il Calvario appartengono alla parrocchia, tutte le altre sono di proprietà di privati che li custodiscono e li conservano nelle loro abitazioni.